Bellissima festa qui a Pertusio, una giornata dedicata allo sport all'interno della festa. Sì, abbiamo organizzato, questa era una festa che si faceva da anni, che è la festa dei Cacei, che sarebbero i paesani di Pertusio, e abbiamo voluto unire questa festa facendo dello sport per i giovani e cercando di unire i sport più seguiti. Però grazie anche al discorso Bocce abbiamo voluto, e grazie che anche a Pertusio abbiamo il presidente Faletti Mariano che si occupa dei bimbi, abbiamo preso l'occasione per fare anche questa manifestazione e unire anche loro, farli giocare e divertire anche loro. È una cosa molto particolare perché ormai non si vedono più i ragazzini giocare a bocce. Sì, diciamo che purtroppo, perché io come sono anche un appassionato, ho giocato a bocce anche nella mia gioventù, e purtroppo con malincuore scompare sto gioco, perché purtroppo i giovani sono talmente pochi e allora bisogna cercare con tutte le forze di non farlo abbandonare sto gioco, perché cioè, è appassionante ed è carino. Prossimi appuntamenti in programma della Proloco? Allora, i prossimi appuntamenti importanti saranno ad ottobre, che speriamo, incrociando le dita, che pandemia, non pandemia, ci lascia fare quello che abbiamo sempre fatto, che è la nostra festa di San Firmino, che vede la bellezza di due domeniche, venerdì, sabato, domenica, con intrattenimenti anche settimanali, serali, e gli ultimi due, anche l'ultima, la seconda domenica di ottobre, la chiusura. La prima è una di quelle che da anni che si fa e che ci teniamo molto, è la fiera agricola mostra che facciamo. Questo sono il punto, uno dei punti più importanti, e anche qua incrociamo con la festa con delle manifestazioni delle bocce.